Allora, le 22 minuti, andiamo in diretta come annunciato, con insomma pochi istanti di ritardo. Arriva il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, al quale diamo il benvenuto. Buonasera Luigi, buonasera vicepresidente. Ciao a tutti. Allora Luigi, ti abbiamo disturbato perché insomma è la notizia del giorno, nonostante si parli su tutti i giornali di staffetta e di quant'altro, che purtroppo prendono la ribalta perché vogliono a tutti i costi costringerci a parlare di queste cose, ma una delle notizie più importanti è proprio la decisione della Consulta che boccia la legge Fini-Giovanardi perché viola la Costituzione, e sappiamo che le prerogative del decreto legge sono l'urgenza e la omogeneità. Ci racconti questa cosa, perché poi vorrei appunto attorno a questa discussione poi allargare un po' il dibattito e raccontare anche un po' la posizione comunque delicata del Presidente della Repubblica, che è stato oggetto della richiesta del Movimento 5 Stelle appunto di impeachment, che poi sappiamo è stato stoppato. Però partiamo proprio da questa sentenza della Consulta, che purtroppo arriva dopo 7 anni, ma che sancisce qualcosa di importante, cioè la Costituzione non si può violare. Allora, partiamo dall'articolo 77 della Costituzione, che dice che il governo ha potere di fare atti aventi forza di legge, che si chiamano decreti legge, solo se li presenta alla Camera il giorno stesso, alle Camere il giorno stesso, per farli convertire in legge. I criteri per cui il governo può emanare questi atti sono la necessità e l'urgenza, prima di tutto, e l'omogeneità, che poi è stata sancita più volte dalla Corte Costituzionale. Che significa omogeneità? Che non si può fare un decreto legge che per esempio riguarda le Olimpiadi invernali e dentro ci butti anche l'inasprimento delle pene per i reati di acquisto di stupefacenti, soprattutto per due ragioni. Prima di tutto sono due argomenti completamente differenti, ma entrambi gli argomenti non hanno nessuna necessità di urgenza. Perché tutto si può dire tranne che le Olimpiadi invernali siano un'emergenza in questo paese. Detto questo, la Corte oggi si è espressa su un decreto legge che fu firmato da Ciampi e non da Napolitano, uno degli ultimi decreti legge firmati da Ciampi e uno degli ultimi atti del Parlamento prima che poi si andasse a nuove elezioni tra il 2005 e il 2006. In quel caso, mentre si discuteva questo decreto legge in Parlamento su le Olimpiadi invernali di Torino, sì, a questo punto dal Senato inseriscono un emendamento sulla cosiddetta Fini-Giovanardi, che in sostanza non fa altro che inasprire le pene per i reati legati all'acquisto di sostanze stupefacenti. In sostanza ci sono delle tabelle che reputano quando non ne puoi acquistare più di una dose, altrimenti diventa spaccio e tutte queste cose qua. Succede che in questi anni la norma era in vigore, poi a un certo punto evidentemente qualche cittadino è stato messo sotto processo per aver acquistato una dose eccessiva e quindi di stupefacenti, per esempio droghe leggere e così via, non conosco il caso specifico, ma in sede processuale l'avvocato ha sollevato l'eccezione di costituzionalità, il giudice l'ha portato di fronte alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale non si è espressa nel merito del provvedimento per le droghe leggere e così via, ma nel merito del metodo, ovvero qual è lo strumento con cui si è creata questo provvedimento, questa norma. E lo strumento era un decreto legge convertito dal Parlamento che dentro teneva le Olimpiadi invernali e la questione delle pene per le droghe leggere. Quindi succede che il giudice, rispetto al 87, c'è un secondo comma che possiamo anche leggere, se volete lo leggiamo direttamente, che cosa dice? L'articolo 77, secondo comma della Costituzione, dice che il governo è legittimato ad adottare un decreto legge soltanto in situazioni di necessità ed urgenza. In questi casi straordinari, il ricorso al procedimento ordinario di formazione delle leggi, in sostanza dice che in questo caso, anche se sciolte, le Camere poi sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni per la conversione alle Camere. Ora, la Corte Costituzionale ha deciso che questa norma era incostituzionale, che non rispetta la procedura prevista dalla legge, cioè la questione della necessità dell'urgenza e quindi. Ora,
Il discorso qual è? Che di questi decreti ormai da 7 anni, appunto, se ne fanno, da 7 anni, da 20 anni, se ne fanno a centinaia. Ovvero quello che è il potere del Parlamento di fare leggi diventa un potere del governo. Che cosa causa questo? Ma io faccio un esempio banale. Il più grande aumento di tasse in questo paese lo abbiamo avuto sotto il governo Monti, perché è un governo che ha legiferato al posto del Parlamento 55 decreti legge in un anno con 55 voti di fiducia, cioè il Parlamento non ha potuto neanche discutere il decreto legge, ha dovuto dire solo sì o no, ed è chiaro che quelli per tenersi la poltrona dicevano sempre sì, perché se dicevano no cadeva il governo e se ne andavano tutti a casa. Questo ha fatto sì che in questi anni si potessero prendere delle decisioni importanti per il popolo italiano senza coinvolgere il Parlamento, ovvero senza coinvolgere maggioranze e opposizioni, che in questi mesi abbiamo visto, grazie anche alla presenza del Movimento 5 Stelle in aula, crea uno scontro, alza il tiro mediatico su certi temi e molto spesso la maggioranza fa marcia indietro, come sulle slot machine, sul decreto Salva Roma e così via, perché l'opposizione è stata brava a portare alcuni temi importanti nel dibattito parlamentare. Se il dibattito parlamentare salta e il governo fa le leggi in 5 o 6 a Palazzo Chigi e dice o me lo votate o andate a casa, questa cosa ovviamente bypassa quello che era anche il volere dei padri costituenti. Ora, questo è un esempio, ma quelle le porcate che si sono fatte con i decreti legge in questi anni sono tantissime, ecco, e l'ultima è quella del decreto Banca Italia, ecco, IMU Banca Italia. Proprio qui volevo arrivare, Luigi, scusa se ti interrompo, perché sì, ovviamente questa sentenza della Consulta ha degli effetti e li raccontiamo. Nello specifico, questo decreto inserito appunto nel decreto sulle Olimpiadi, che equiparava anche le droghe leggere a quelle pesanti, ha prodotto un certo numero di reati per cui sono finite in carcere delle persone. Si è ipotizzato, non so quanto siano realistiche queste cifre, che ci siano circa 10.000 persone attualmente, al di là, al netto del considerare anche i legislatori, ovvero queste due persone, questi due politici che dovrebbero rimettere la patente da onorevole e forse restituire anche una parte degli stipendi incassati illecitamente, perché hanno dimostrato di essere appunto anche loro comunque corresponsabili, si apre un caso anche politico importante. Quindi queste persone dovranno uscire, chiediamo magari ai politici, anche a questo governo delle larghe intese, magari di smettere di firmare decreti come quello per fare uscire i mafiosi con questo indulto mascherato. Però per esempio il decreto Banca Italia e IMU seconda rata, mini IMU seconda rata, ha lo stesso profilo di costituzionalità potenzialmente, quindi fra 7 anni che cosa succederà? Che le banche private dovranno restituire ma i soldi? Non è tra 7 anni, il discorso è che anche domani mattina una qualsiasi persona che ha a che fare con, dal punto di vista processuale, con le norme contenute nel decreto, può decidere di fare di impugnarla dal punto di vista della costituzionalità. Il discorso è che noi in Italia non abbiamo il ricorso diretto alla Corte Costituzionale, in Spagna si chiama recurso de amparo, cioè un cittadino che reputa una norma incostituzionale fa un ricorso diretto alla Corte Costituzionale e dice, giudica se secondo te questa norma è valida. Qui invece il discorso da noi è come dire incidentale, nel senso, tu vieni arrestato oppure stai partecipando ad un processo civile o penale per una determinata norma, tu hai violato secondo gli inquirenti, secondo i giudici, una determinata norma. A questo punto, nell'ambito del processo, tu sollevi la questione di incostituzionalità su quella norma che ti coinvolge, solo in quel caso sei legittimato, ma in quel caso, prima ancora di arrivare alla Corte Costituzionale, deve essere il giudice a quo, cioè il giudice che ti sta giudicando su quella norma che presumibilmente hai violato, a decidere se sussistono i principi per portare, i presupposti per portare la norma di fronte alla Corte Costituzionale, cioè è un doppio filtro, ed è così che funziona il nostro ordinamento, anche se la sentenza sulla legge elettorale, quella del Porcellum, ha un po' stravolto i termini, ma dovremmo fare un'altra trasmissione, ma in sostanza non esiste il ricorso diretto, quindi 7 anni è perché in questi 7 anni una persona ha sollevato il giudizio di incostituzionalità, perché è un decreto legge che in sostanza è
disomogeneo, e quindi il giudice ha deciso che c'erano i presupposti, è andata alla Corte, la Corte ha deciso che ha espulso quella norma dall'ordinamento, cioè quella sulle droghe leggere e droghe pesanti. Detto questo, però, il discorso è che noi adesso ci dobbiamo organizzare perché dobbiamo trovare persone che possano sollevare sempre i giudizi di costituzionalità quando incontrano norme che ci sono nei decreti non omogenei, che sono gran parte delle norme del nostro ordinamento, perché se ci pensi, questo Parlamento in quasi un anno non ha fatto una sola legge di iniziativa parlamentare, tutti i decreti legge, tutti con queste caratteristiche, mentre nella precedente legislatura, quella di Berlusconi, una legge di iniziativa parlamentare all'anno, per il resto tutti i decreti legge. Quindi anche su questo c'è tanto da lavorare, e anche sull'IMU Banca Italia dobbiamo trovare il modo per poter sfruttare questa giurisprudenza della Corte, che oggi ha segnato un passo importante, per poterlo mettere in discussione. È difficile perché significa che devi avere a che fare con quella norma nella tua vita personale. Questo è il discorso, non c'è dubbio. Ed è molto complicato. E questo è spero di essere stato chiaro. Sei stato chiarissimo, esaustivo come sempre. E questo però è il passaggio, diciamo, parlamentare tra governo, questi 60 giorni per votarlo, per condurlo nelle mani del sì. Presidente della Repubblica, che poi lo deve firmare. A questo punto è naturale anche pensare che ci sia una corresponsabilità da parte della Presidenza della Repubblica, che si è susseguita, nel senso che non sono sempre state sì. leggi firmate, infatti, decreti firmati da Napolitano, infatti, però questo è un problema. Questo è importantissimo, il fatto che il Presidente della Repubblica firma due volte queste leggi e i decreti legge e le leggi di conversione, perché secondo sempre l'articolo 77 sotto la sua responsabilità il governo adotta questi decreti legge in casi straordinari di necessità ed urgenza, ma deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, e anche se sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Le Camere fanno una legge che entro 60 giorni converte il decreto legge e lo converte in legge, in sostanza. Ora, il Presidente della Repubblica, quando il governo emette il decreto legge, quello entra direttamente nell'ordinamento e lo deve firmare il Presidente della Repubblica. Poi, quando il Parlamento nei successivi 60 giorni lo converte, il Presidente della Repubblica firma un'altra volta la legge di conversione. In entrambi i casi la firma del Presidente della Repubblica deve servire da garanzia di costituzionalità, perché il Presidente della Repubblica, in teoria, secondo la Costituzione e i Padri Costituenti, deve garantire la Costituzione. Ci troviamo sempre di più in casi, perché questo è uno dei casi, ma sempre di più in casi in cui il Presidente della Repubblica firma decreti palesemente incostituzionali e poi la Corte li boccia. È già successo anche per un altro decreto del governo Monti, quindi più recente, del 2012, che metteva mano alla materia delle province sì. per decreto legge. Ora, qualsiasi studente di giurisprudenza prima di tutto sa che le province sono una questione di rango costituzionale, ma non è solo questo, perché nell'ambito di un decreto in cui ci metti 10.000 cose della pubblica amministrazione, poi a un certo punto in un articolo metti però si cambia questa cosa nelle province. Infatti la Corte ha giudicato incostituzionale questa cosa, ma perché? Perché nell'ambito di un ricorso da parte di presidenti di provincia sulla questione delle province c'è stato un giudice che ha sollevato la questione di costituzionalità di fronte alla Corte Costituzionale. Se non c'era quel ricorso di evidentemente un presidente che è decaduto, perché quel decreto di Monti faceva decadere i presidenti di provincia e li nominava commissari, probabilmente non avremmo avuto il giudizio di costituzionalità. Il vero problema, secondo me, del nostro ordinamento è che ci fidiamo troppo al Presidente della Repubblica, invece dovremmo dare modo ai cittadini di ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale con un ricorso diretto su una norma che loro reputano incostituzionale. Così ci sarebbe veramente il fiato sul collo sul governo e sul Parlamento, anche perché non è il Parlamento all'unanimità che converte i decreti legge, è la maggioranza certo. con questo sistema elettorale serva del governo, che decide a Palazzo Chigi in 4 o 5 burocrati cosa
deve passare. Deve essere il futuro degli italiani. Quindi questa cosa, tra l'altro, se tu la ricordi, io l'ho spiegata a Santoro qualche settimana fa, sì, e Santoro mi diceva: vabbè, ma queste sono questioni politiche, sono critiche politiche che voi fate. No, no. Queste sono legate a violazioni della Costituzione. Certo. Se non è attentato alla Costituzione firmare roba del genere, che cos'altro deve essere? Guarda che in questa roba, in questi decreti legge degli ultimi 3 anni soprattutto, ci sono l'aumento delle accise della benzina, l'aumento sulle marche da bollo, l'IMU Banca Italia, tutte le porcate fatte sulle piccole e medie imprese, gli acconti IRES, gli acconti sulla tassazione delle imprese, l'IVA, l'aumento dell'IVA, cioè è tutto dentro i decreti legge. Se avessimo rispettato quello che oggi ci ha detto la sentenza della Corte Costituzionale, probabilmente non avremmo tutte queste norme assurde. Quindi io mi permetto di dire che preso atto della sentenza della Corte, che bisogna dire non è ancora stata emessa, per ora c'è un comunicato stampa della Corte, come ha fatto per il Porcellum, in cui ha detto: noi abbiamo bocciato questa norma nel decreto tal e tali perché secondo noi non rispetta l'articolo 77,2 della Costituzione. Detto questo, tra evidentemente 10 giorni, 15 giorni sarà emessa la sentenza, che sarà 10 pagine probabilmente, nella quale si spiega per filo e per segno. E quella sentenza è importantissima perché dà anche il solco ai governi e alle maggioranze del Parlamento perché qualità di provvedimenti devono adottare, che qualità devono seguire e devono rispettare dei provvedimenti. È anche vero, Matteo, che ti dico, che da una parte la Corte ha bocciato il Porcellum e Berlusconi e Renzi hanno rifatto il Porcellum. Quindi questo non è una cosa scontata. Noi diamo sempre per certo il fatto che abbiamo delle maggioranze e dei governi che rispettano la volontà di un ente di rango costituzionale come la Corte Costituzionale, che segue il controllo di costituzionalità. Ma questa è una cosa relativa. Gli unici a pagare, a dover rispettare le decisioni dei giudici in questo paese, sono i cittadini normali, perché c'è la giurisprudenza, perché ci sono le norme, e quelle le devono rispettare tutti quanti, e anche a volte decisioni scellerate di alcuni giudici che fanno giurisprudenza e creano dei precedenti che poi ricadono su tutti i procedimenti successivi. Ma in questo caso è solo una questione di sensibilità politica. Poi magari tra 3 anni, tra 4 anni, l'Italicum sarà impugnato come hanno fatto gli avvocati, il pool di avvocati per il Porcellum, e lo riporteranno di fronte alla Corte Costituzionale, che non è escluso che lo ribocci. Basta parlare del meccanismo flipper di elezione nei collegi per capire quanto incostituzionale sia questa legge. Poi magari approfondiamo questo tema, magari possiamo fare degli appuntamenti questo e li spieghiamo un po'. Quanto mi piacerebbe, Luigi, sai perché? La radio ha questo grandissimo vantaggio che ogni parola che viene pronunciata viene ascoltata e digerita e ripensata con la propria testa, mentre se si guardano spesso magari anche dei vostri interventi dall'aula, dopo un minuto e mezzo, un intervento di 6 minuti magari un po' tecnico, ci si distrae, si comincia a guardare quello dietro che si muove, quello che si infila di è vero. Mentre la radio lo vedo dai commenti, che sono fantastici, al di là dei soliti appunto messaggi di affetto nei tuoi confronti, ci sono proprio dei commenti specifici. Io vorrei chiederti questa cosa. Non so quanto tempo tu abbia, ma non ti voglio strappare tanto tempo, e poi non voglio andare a dilungarmi troppo perché mi piace essere sintetici. La parola decreto omnibus, perché insomma di questi decreti ne abbiamo sentito, ci hanno provato mille volte, ma non è un ossimoro proprio visto che il decreto legge ha al suo interno questi due cardini fondamentali, la urgenza e l'omogeneità? Come fa un Presidente della Repubblica ad accettare un decreto che viene chiamato omnibus proprio dal governo che lo propone, ovvero una roba dove c'è dentro di tutto? Ma che senso ha? Ma il governo non ha mai, diciamo che non ha mai ammesso pubblicamente di aver fatto decreti omnibus, ma sicuramente il decreto per antonomasia più omnibus che c'è è il mille proroghe, che viene chiamato proprio così, che in sostanza è un gioco di parole, proroga le deroghe alla legge a fine anno e a metà anno. Cioè, per esempio, faccio un esempio. C'è un terremoto in Irpinia che è avvenuto negli anni 80 in Irpinia, nella zona avellinese, quella zona lì della Campania, e fu nominato un commissario. Sì. Il commissario al terremoto è una persona che agisce in deroga a determinate leggi, è successo anche all'Aquila, e questo commissario ogni anno viene rinnovato, e anche nel mille proroghe 2014
si prorogano i poteri di deroga al commissario per il terremoto dell'Irpinia dell'80. Facciamo i conti dall'80 al 2014, quanto tempo è passato, e questo signore cosa sta facendo lì? In tutti quanti sono 80, no, sono 30 anni, 30 anni, 35 anni. Cioè, stiamo parlando di numeri. Stiamo parlando di persone, di bambini che se sono nati oggi sono sposati e hanno la loro vita, e questo signore sta ancora lì. Allora, nel decreto mille proroghe praticamente ci sono centinaia di proroghe di deroga alle leggi che riguardano fatti completamente differenti del paese, il terremoto qui, che ne so, una deroga ad un inceneritore dall'altra parte, una proroga di una deroga ad un'autostrada che sta dall'altra, quindi ci sono tutti i temi possibili, tutto lo scibile dell'ordinamento di questo paese in un decreto. Allora, decreto omnibus significa che fai un decreto sul femminicidio e ci butti dentro la TAV, fai un decreto sull'IMU e ci butti dentro Banca Italia e un condono edilizio, fai un decreto su una manovra finanziaria per cercare di tamponare un problema di bilancio dello Stato e ci butti dentro per esempio i condoni alle autostrade. Sì. Questo significa fare un decreto omnibus. Questa cosa oggi è stata ancora una volta, questo metodo è stato ancora una volta bocciato dalla Corte Costituzionale, ma ripeto, in questo Parlamento, in questo paese, il Parlamento è sovrano, e questo ci deve far riflettere sul fatto di come ci approcciamo al voto, perché se noi mandiamo persone responsabili qui, questi qua poi se ne fregano delle sentenze, se ne frega lo stesso Presidente della Repubblica delle sentenze. Il Presidente della Repubblica ha firmato il lodo Alfano, per esempio, e il lodo, e come la legge sul legittimo impedimento. Tutte queste cose in questi anni erano state più che discusse nel Paese. E il Presidente della Repubblica non è che non può firmare, ma può rinviare alle Camere. E rinviare alle Camere, rifiutandosi di firmare, è un gesto fortissimo che lo ha fatto Ciampi in passato, ed è stato fatto anche da altri Presidenti della Repubblica in questi anni. Ma ricordo benissimo, io ero cittadino, insomma, non eletto, ricordo benissimo qualche anno fa, mi pare sul lodo Alfano, c'era una scena in televisione che vedeva Napolitano camminare in una manifestazione di quelle parate come siamo abituati a vederlo, no? Cammina tra la gente, e un cittadino gli disse: non firmare il lodo Alfano. E lui disse: ma di che stiamo parlando? Io non posso, perché pure che lo firmo, loro me lo rimandano, non lo firmo, loro me lo rimandano indietro. Questo è il fallimento di un Presidente della Repubblica. Concordo. Che non conosce neanche il potere politico del rinvio alle Camere di un atto del genere. E devo dire la verità, in quel caso non si trattò di un decreto legge, ma forse di una delle poche leggi di iniziativa parlamentare fatte dal Parlamento, il lodo Alfano, fatto in 8 giorni, 4 alla Camera e 4 al Senato, alla faccia del fatto che le leggi di iniziativa parlamentare non si possono fare perché i regolamenti sono obsoleti, e comunque il Presidente della Repubblica le promulga con firma, quindi come per i decreti legge, così per le leggi. L'hai spiegato io benissimo, per il fatto... prego. Sul fatto che ci siano persone che debbano uscire dal carcere sulla base di questa norma, questa è una cosa che va approfondita, perché i passati in giudicato non si trattano come i processi pendenti, quindi ci sono diverse visioni, però è chiaro che se siamo in casi di custodia cautelare, questa norma è scomparsa dall'ordinamento, e quindi è pacifico. Però, che il pare, ricorrente, al di là delle motivazioni della sentenza, torna a vivere la vecchia legge sul tema, la Iervolino-Vassalli, certo, come modificata al referendum del 93. Quindi comunque qualche cosa cambierà nell'assetto. È chiaro che chi è passato in giudicato sì, cambierà nell'assetto, però probabilmente gli avvocati dovranno ricorrere, quindi certo, c'è tutto un procedimento giudiziario, si mette in moto. Però devo chiarire che la Corte non si è espressa sul merito del provvedimento, certo, cioè non è che ha giudicato l'equiparazione delle droghe leggere alle droghe pesanti come incostituzionale, ha discusso il metodo, certo, e ovviamente in questo marasma di oggi e ieri che c'è questa staffetta, io tra l'altro vi porto la testimonianza alla Camera, secondo me, poi può darsi che mi sbaglio, ma se è vero magari fai un taglio di questo pezzo e lo rimandi, secondo me non cambierà niente, non c'è un Renzi che vuole andare al governo, ma c'è solo l'ennesimo libro dei sogni di Letta che viene a presentare ogni 3 mesi alla Camera, dice io farò, cambierò il paese, e poi dopo 3 mesi è di nuovo nel pantano e ritorna qui magari con qualche faccia nuova di governo, con qualche slogan nuovo. Io credo che in questo momento siamo di fronte ad un vero stallo governativo, la legge elettorale è slittata di un'altra settimana e non è scontato che
venga discussa martedì alla Camera, martedì prossimo. Io credo che ci debba far riflettere il fatto che questo governo, pur legiferando con questi atti di forza che sono i decreti legge, con un Presidente della Repubblica che gli firma tutto, non è stato capace di far nulla. Cioè, il vero dato è che questi stanno legiferando in 3 o 4 senza passare per il Parlamento, senza problemi. La Boldrini gli mette la ghigliottina quando sta per decadere il decreto e non hanno cambiato nulla in questo paese. Loro, se dovessero seguire la procedura ordinaria per fare una legge che contempla prima di tutto il dibattito tra maggioranza e opposizione, non sarebbero comunque capaci veramente di scrivere nulla. Gliele dovremmo scrivere noi le leggi. Tu non hai idea di quanti provvedimenti attuativi, che sono gli atti che rendono attuativa una legge, manchino ai decreti legge di Letta e alla stessa legge di stabilità. La legge di stabilità, per come sia scritta, al di là del merito, mancano 170 decreti attuativi per renderla attuativa, quindi è una legge che è stata sì votata a dicembre, ma che ancora non entra in vigore, perché mancano tutta una serie di atti che devono fare i ministeri del governo Letta e che non stanno facendo, sono in ritardo, in una situazione che credo sia di malafede. La stessa cosa che è capitata con il nostro fondo per le piccole e medie imprese, che noi approvammo la legge, approvammo l'emendamento nel decreto, ma poi mancavano i regolamenti attuativi, per cui non c'era l'IBAN per farci restituire i soldi allo Stato. Questa cosa si sta riproponendo per tutti i decreti di Letta, quelli che hanno qualche contenuto, e per tutta la legge di stabilità, che è la legge più importante del nostro paese. Direi che è molto chiara questa cosa che viene fuori, e questo immobilismo, sono d'accordo nella tua lettura. Io poi non sono per nulla appassionato di quello che titolano i giornali, no? Adesso questa staffetta, come se ci avessero preso tutti per atleti di atletica leggera, credo che sia un rimandare, continuare a fare fuffa per deviare l'attenzione. Una delle notizie invece che mi piacerebbe che campeggiasse su molti giornali italiani è quello che è uscito dal CELAC, questo G20 dei paesi sudamericani caraibici, che hanno fatto un manifesto per il disarmo totale dal punto di vista dell'occupazione del suolo, delle così basi militari, disarmo nucleare, hanno proiettato un nuovo mondo per i prossimi 30 anni che si occupa di pace totale, e nessun giornale italiano ne ha parlato, nessuna televisione ha dato spazio a questa cosa. Insomma, paesi grandissimi con una popolazione enorme, 33 sono gli stati, e hanno fatto un cambio di rotta che non si è mai visto nella storia dell'uomo, probabilmente nella storia del pianeta, quindi noi ne faremo un approfondimento. Ti faccio solo un'ultima domanda. Così poi ti lascio e ci ricolleghiamo. A parte il fatto che stavo leggendo prima, mi è venuto in mente subito quella questione che hai raccontato del Presidente della Repubblica, che non può rimandare indietro. Lo può rimandare, come l'hai spiegato, e le Camere sarebbero obbligate a rimandare la stessa legge per potergliela fare approvare, ma se la dovessero cambiare anche una volta in una piccola virgola, lui potrebbe rimandarla di nuovo indietro. Quindi sarebbe un atto politico talmente forte, come Presidente della Repubblica rimanda indietro una legge, un decreto legge, è un atto forte. Però ci fu un colle antifascista che seppe e sapeva resistere, era quello ovviamente dove sedeva Sandro Pertini. Deroghe, condoni, in questo momento tuoi colleghi al Consiglio regionale del Lazio stanno combattendo una durissima battaglia, occupando ad oltranza l'aula, perché si vogliono opporre all'ennesimo condono firmato, targato PD, sull'edilizia e sul cemento. Se hai qualche approfondimento, hai delle notizie fresche di prima mano, perché so che i ragazzi stanno combattendo, abbiamo sentito prima Davide Barillari qui in diretta. Ma diversi di noi eravamo in assemblea di gruppo qui alla Camera, del gruppo alla Camera, e è arrivata la notizia, e diversi parlamentari nostri hanno risposto all'appello dei nostri consiglieri regionali e sono andati alla Pisana, che è il palazzo del Consiglio regionale del Lazio. E lì ci sono i nostri che stanno cercando di riconvocare il Consiglio regionale. Ecco, Luigi, brevemente che sai è cosa? Successo. Si interrompo solo un secondo. Sì. Di Battista ha appena twittato e altri parlamentari sono bloccati all'ingresso dalla sicurezza. In arrivo camper con bandiere per assistenza degli attivisti. Noi restiamo ad occupare l'aula chiusi dentro a chiave dalla sicurezza. Arriva adesso in questo momento dalla rete. Sì, la situazione è veramente assurda. Io posso capirli, cioè posso comprenderli, perché ci siamo passati anche in Parlamento. Cioè c'è un movimento, il Movimento 5 Stelle, che chiede di legiferare su una questione che riguarda i piani paesistici, si chiamano proprio così, i piani paesistici, che in sostanza
vincolano dei territori per non essere cementificati, bloccano la cementificazione di alcuni territori. Siccome il Consiglio regionale è stato disertato proprio, mi pare, stamattina, il Consiglio regionale, che oggi avrebbe dovuto normare, fare una norma sul piano paesistico e quindi bloccare la cementificazione di alcuni territori del Lazio, è stato disertato questo Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale ha sconvocato il Consiglio regionale. Ora tu capisci che disertare un Consiglio regionale è un atto politico di una maggioranza che non vuole fare una norma. Certo. Che sta succedendo? Succede che si crea un voto normativo di 2 o 3 giorni prima che una nuova norma entri in vigore, e quindi in quei 2 o 3 giorni, per esempio lunedì il Consiglio regionale emette questo piano paesistico, in questi 2 o 3 giorni di voto normativo si può fare il bello e il cattivo tempo sui territori, cementificazione, questa roba qui. E noi abbiamo il Movimento 5 Stelle che sta occupando il Consiglio regionale del Lazio perché semplicemente chiede che si faccia una legge per evitare il voto normativo. Ora, io sono uno di quelli che è un buonafedista di primo ordine, però non credo che in questo caso possa sentirmi di garantire questa maggioranza che ha deciso di disertare il Consiglio regionale, e soprattutto va dato atto ai nostri, solamente ai nostri, che si stanno interessando di un problema enorme che riguarda la cementificazione del territorio, la speculazione edilizia e delle centrali a biomasse, tutta quella roba che può nascere da questo vuoto normativo, facendo degli atti sempre pacifici, perché qui non si sta facendo nessun atto di scontro, nessun atto eversivo, semplicemente un atto di disobbedienza civile per chiedere, guarda un po', che il Consiglio regionale faccia quello per cui è pagato e per cui è stato eletto, le leggi regionali. Purtroppo siamo in questo momento del paese e sono pronto a scommettere che domani saranno definiti eversori nostri, non so, noi siamo stati definiti potenziali stupratori, allora inventiamocene un'altra, perché ci sarà la persona di turno che gli darà del potenziali qualcos'altro, potenziali ladri, non lo so, ma in ogni caso credo che questa cosa sia giusta, io gli sono vicino, non vado lì per una semplice ragione, perché sennò domani su tutti i titoli di giornale dicono che addirittura il vicepresidente della Camera è andato ad occupare il Consiglio regionale del Lazio. Queste sono cose, sai bene come funziona, sono cose che prestano il fianco a delle polemiche inutili, noi vogliamo evitarle perché il meccanismo mediatico di questo paese fa sì che ci si appigli ai dettagli e non alla ciccia, ai contenuti. Infatti il messaggio che posso lanciare ai nostri consiglieri regionali è mantenere la calma e fare sempre focus sul tema per cui stanno protestando, e non rispondere alle provocazioni, perché poi quelle nel nostro meccanismo mediatico perverso diventano la notizia che copre quella vera. L'abbiamo già visto succedere centinaia di volte anche con noi. Li abbiamo sentiti cantare Bella Ciao mentre regalavano 7 miliardi e mezzo di euro alle banche, ricordare Antonio Gramsci nel giorno di ricordo dell'Unità, si riempiono la bocca di Costituzione e poi non si ricordano che l'articolo 9 recita: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Loro non sanno più trovare appigli, perché il Movimento 5 Stelle saranno un brutto sogno soltanto un brutto sogno. Esatto, io infatti non sono per nulla arrabbiato né preoccupato, sono divertito quasi che non riescano a incasellare il Movimento 5 Stelle, che non è né di destra né di sinistra, perché è per il superamento delle ideologie, è l'unica forza che sta rispettando le regole per tutti quelli anche che non ci hanno votato. Grazie a Luigi Di Maio, un gran signore. Grazie a voi, ragazzi. Vicepresidente, ciao. Della Camera. Grazie Luigi, a presto. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Present Radio.